dell'uomo. Certamente è un abuso quando vi sono alternative a altri mezzi fisici di contenzione. Quando questa contenzione venga immotivatamente prolungata nel tempo, cioè deve essere un'azione, e questo me lo permettete di ribadirlo, lo dico più volte, perché questa poi è quella che ha determinato l'esito infausto di quel caso di Torino di cui vi accennavo. L'immobilizzare il soggetto deve essere funzionale al tempo strettamente necessario all'emergenza che è in atto. Cessato lo stato di alterazione, placato il paziente che ha avuto magari somministrata il calmante, in quel momento non sussistono più, o possono non sussistere più, o se sussistono deve essere qualificati i motivi per cui si continua a tenerlo in uno stato di contenzione forzata. Ok, l'assenza quindi di motivazione sul diario assistenziale, cioè quantomeno la storia clinica anche del soggetto. Molto spesso, ecco, noi proprio come Polizia Municipale conosciamo gli abitué del TSO e sappiamo benissimo molto spesso quello che è più collaborativo, quello che presenta delle criticità maggiori, quindi la conoscenza anche materiale del soggetto interessato è un elemento d'ausilio, che certamente non lo ha il comune che magari si trova, essendo sede dell'ospedale, a dover ricevere i TSO di tutto il circondario e quindi non conosce tutti i pazienti, ma magari chi opera in una piccola realtà riesce in qualche maniera ad avere degli elementi anche clinici, anche familiari, anche di conoscenza diretta del soggetto, che gli consentono quindi di mettere in campo quelle che sono le misure più opportune. Quindi, rastrazziamola con la contenzione. Non può essere e non è giustificata, come avete visto, né dalla nostra Costituzione, né dalle pratiche mediche, né dalle leggi, né dai codici deontologici, una pratica che la stabilisca come modalità di intervento. E questa è una prima partenza. E l'abuso può portarci a responsabilità penali, civili, amministrative, disciplinari, deontologiche, disciplinari, anche dirigenziali da parte di chi magari come coordinatore, come responsabile, non ha dato le giuste informazioni, non ha dato la giusta formazione al personale intervenuto, perché mi rendo conto. Io primo sono stato, come penso tanti di voi, cooptati e gettati nell'effettuare un trattamento per il quale sul mio libro dei quiz per il vigile urbano, piuttosto che nel mio manuale, poco c'era. Non ho dovuto superare un esame fisico di lotta piuttosto che di mobilizzazione, ma certamente avrei dovuto sostenere qualche corso di difesa personale o di tecniche di ammanettamento. Questo magari dovrebbe essere la base, anche se molto spesso vedo che è l'eccezione. E comunque, anche se avessi avuto questo tipo di formazione, come tanti la hanno, chi ha il corso di formazione di base, l'operare in situazioni di stress, l'operare in quelle situazioni così elevato impegno anche fisico, quando non si ha una padronanza o un allenamento, perché certamente se sono stato assunto nel 2001 e oggi siamo nel 2022, magari è passato un po' di tempo da quando ho fatto la scuola o il corso e magari quindi non ho quella facilità o quella padronanza con le manette. A volte anche per colpa nostra, perché fanno parte dell'arredo del nostro cinturone e magari se abbiamo la cura di mantenere l'arma il giorno prima di andare a sparare, delle manette sono un peso molto spesso portato nel portamanette, ma non le apriamo, non le lubrifichiamo, non le controlliamo. A volte alcuni non hanno anche le chiavi con sé di queste manette, quindi portano con sé un peso inutile, è ingiustificato e ingiustificabile. Quindi, riassumendo, cerco di andare velocemente per cercare poi di dare spazio anche alle vostre domande, alle vostre richieste operative, però spero di essere chiaro. La contenzione spetta al medico. È il medico che ci deve dire il paziente X va immobilizzato e io lo opererò su quella base.
posso operare autonomamente? Certamente soltanto quando quella manovra è necessaria per evitare, per evitare magari altro, un altro autolesivo del soggetto o lesivo verso altri. Allora in quel caso stiamo operando come polizia giudiziaria prima che come polizia sanitaria. Ma se operiamo come polizia sanitaria a stretto senso, sarà un medico a dirmi e a giustificarmi e a motivarmi che il paziente va immobilizzato. E l'adozione di questi mezzi di contenzione deve essere immediatamente registrata sui documenti, io dico rapporto di servizio. Molto spesso, e faccio mea culpa, della TSO, ai nostri atti, che cosa abbiamo? Rimane quella bella ordinanza firmata dal sindaco, protocollata, il timbro di ricezione da parte dell'ufficio del tribunale competente, e non vi è traccia di null'altro. I comandi che hanno un brogliaccio di servizio riporteranno chi è quel giorno è andato a fare il TSO, forse. Ma io dico, se per una buca a volte di pochi centimetri ci spermiamo in relazioni articolate in cui documentiamo quando era larga, quando era profonda, chi era stato il responsabile, il criminale che l'aveva creata, davanti al TSO, davanti a una limitazione della libertà, davanti a un ammanettamento, noi molto spesso, e poi dobbiamo fare mea culpa, non lasciamo traccia. E questo è un grave errore. Come facciamo un rapporto di servizio per la buca? A maggior ragione, io dico soprattutto, ecco, permettete, capisco che non vogliate essere aggravati da ulteriori relazioni, ma quando è un TSO particolare soprattutto, io dico sempre, ma almeno quando interveniamo con delle misure di contenzione anche importanti, anche prolungate, va annotato il medico tizio alle ore tot, dato lo stato del paziente, mi chiedeva di immobilizzarlo. Io procedevo con le manette, alle ore X le toglievo. Importante lasciare traccia di quello che è intervenuto, di chi l'ha chiesto, di chi l'ha motivato. Perché, come vi ribadisco, a meno che non vi sia un momento, una necessità impellente dovuta al comportamento del soggetto, e quindi la necessità di intervenire noi fisicamente subito, quando quella misura va presa, va indicata da parte del medico, va tenuta per il tempo strettamente necessario e motivata da circostanze eccezionali, è rimossa non appena, come vi dicevo, non sussistono più le necessità. Se il paziente si è calmato, si è addormentato, non vedo il motivo per cui debba stare sedato con le manette. È un abuso, è una violazione. O quantomeno, se deve rimanerlo, sarà il medico a dirmi no, non lo so. E io lo annoterò, ok? Il TSO, quindi, è un mezzo estremo per garantire il diritto alla salute. Non è una difesa sociale, è la cura dell'individuo. E deve essere quindi accompagnato sempre dalla ricerca del consenso. Che cos'è il consenso? Il consenso richiede che quando si interviene sul bene della vita, della salute, dell'integrità fisica, sono diritti essenziali, irrinunciabili, indisponibili, non espropriabili, e quindi c'è necessità che il soggetto partecipi a questa limitazione, partecipi a questa scelta di cura che magari gli può sembrare in un primo momento ingiusta o inopportuna. E quindi deve avere la possibilità di rappresentarlo. E quello è il fine da perseguire. Anche perché, e questo lo vedremo quando parleremo dell'ASO, la maggior parte delle nostre attività sono di TSO, ma sono basate molto spesso da un mancato ASO, cioè il soggetto sostanzialmente si è portato volontariamente per la seconda cura, per il secondo referto presso l'ospedale, perché se non vi è stata alla base un ASO, cioè una accertamento sanitario obbligatorio con l'ordinanza del sindaco, vorrà dire che il soggetto ha partecipato al procedimento. È messo a conoscenza della necessità di sottoporlo a una visita medica presso il pronto soccorso dell'ospedale e ha fornito l'assenso, il consenso.
che è consenso e non è assenso, cioè non è un benestare passivo, un subire quella scelta, ma un incontro di volontà ben chiaro, di partecipazione attiva, cioè io acconsento a essere portato in ospedale a fare la seconda visita medica. Ma vediamo al TSO stretto senso. Lo dicevamo, è stato istituito nel 78, è basato su valutazioni di gravità critica di urgenza e tutela della salute e ha sostituito la precedente normativa del 909. Quali sono i presupposti del TSO? Bisogna fare un trattamento sanitario urgente, non differibile. Il paziente rifiuta questo trattamento e non è possibile effettuare delle cure extraospedaliere, cioè non è possibile che il soggetto venga attraverso i servizi della medicina psichiatrica effettuato un ricorso a un si chiama trattamento depot, cioè effettuato presso il centro di igiene mentale con la prescrizione di farmaci. Centrale figura del TSO è solo il medico, ok? Lo sappiamo benissimo. È un medico che visita la persona e prepara un documento di proposta motivata. Un secondo medico dell'azienda sanitaria locale visita la persona e convaliderà la proposta. Lo so, queste sono cose che sapete, però è bene che le ripetiamo, è bene che ricordiamo questi passaggi e ricordiamo che sono fasi distinte e separate. La motivazione poi, anche se molto spesso lo vediamo, sono delle clausole di stile, dovrebbe essere più pregna della diagnosi e della valutazione della gravità del caso, anche per mettere in condizione me, operatore, di comprendere con chi ho a che fare, di che cosa sto facendo. Ma centrale nel procedimento di ASO e TSO è il sindaco. Documento di proposta e di convalida vengono quindi tramite la polizia municipale recapitati al sindaco con l'autorità locale sanitaria. Il sindaco emette l'ordinanza di TSO e viene eseguito dalla polizia municipale di concerto con il personale sanitario fino al ricovero. Qua mi fermo un attimo perché molti mi chiedevano: ma scusa, ma perché questo è ordine pubblico, perché dobbiamo fare il TSO, perché lo facciamo noi e non lo fanno i carabinieri, non lo fanno la guardia di finanza piuttosto che la polizia di Stato? E dobbiamo farlo noi. Questo, a che se ne dica, è uno dei compiti specifici della polizia municipale, quale organo dell'autorità sanitaria locale del sindaco. Quindi operiamo in base alla esecutività dell'ordinanza sindacale. È lo stesso potere con cui il sindaco nel periodo del Covid faceva le sue ordinanze e noi intervenivamo nei locali pubblici piuttosto che nelle case private per limitare la pandemia in quelle fasi. È la stessa identica cosa. Quindi il potere dimesso dallo Stato al sindaco come autorità locale di pubblica sanitaria locale. E richiede quindi ovviamente questo rapporto sinergico tra la polizia municipale e l'ASL. E sarà la polizia municipale eventualmente, fosse necessario a richiedere, anzi deve richiederlo, se il soggetto è barricato in casa, certamente chiederò il supporto dei vigili del fuoco. Posso farlo? Devono intervenire? Certo che devono intervenire. Noi stiamo eseguendo una ordinanza dell'autorità sanitaria locale. Possiamo chiedere il supporto delle forze di polizia dello Stato, ma anche dei vigili del fuoco e di tutti gli altri soggetti che possono essere interessati. Il TSO ha una durata massima di 7 giorni. Se ovviamente le condizioni migliorano, il soggetto può essere liberato precedente anche prima, altrimenti il direttore del servizio psichiatrico di diagnosi e cura potrà chiedere al sindaco una proroga dell'ordinanza indicando la durata e si potranno seguire anche serie di proroghe. L'ordinanza va notificata alla persona che vi è sottoposto ovviamente quando sarà possibile, che conserva tutti i diritti civili e politici. Noi non lo stiamo arrestando, non è un criminale, a meno che non sia un soggetto che è incapace di intendere e di volere in modo stabile, mantiene tutti i diritti civili e politici che aveva precedentemente.
e deve essere, lo ribadisco sempre, accompagnato dalla ricerca del consenso, inteso che non debba essere più l'autorità sanitaria locale a imporgli la cura, ma lui a essere conscio della necessità della cura e quindi prestare il suo consenso. Non andrà annotato in nessun documento, non comporta l'iscrizione del casellario o la perdita della patente. Anche se questo, vi ho messo un asterisco, è vero fino a un certo punto, perché nel 2021 è intervenuta una novità e ve la conservo come gran finale di questo nostro incontro. Il sindaco entro 48 ore invia l'ordinanza al giudice tutelare, che entro le successive 48, assunte le informazioni, provvederà con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento del sindaco. Quindi il procedimento è relativamente complesso, ha più soggetti, medico proponente, medico convalidante della struttura pubblica, sindaco e giudice tutelare. La figura del giudice tutelare è fondamentale e importante per adottare anche tutti quei provvedimenti per amministrare il patrimonio della persona. Pensate a una persona che viene portata via di casa e ha degli effetti personali, anche ha dei valori costruiti all'interno. Pensate ai familiari di questa persona che magari possono avere degli interessi. Ovviamente chi è sottoposto al TSO e chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso contro il TSO al tribunale competente per territorio e il giudice si esprimerà entro 30 giorni. In teoria, e questo ovviamente lo diciamo con amarezza perché sappiamo benissimo che molto spesso le iniziative dovrebbero essere per la cura, ma per lo più molto spesso sono per, tra virgolette, permettetemi il termine, aiutare o alleggerire i familiari del peso magari di avere in casa con loro un soggetto con patologie psichiatriche anche importanti, quindi pericoloso per sé, pericoloso per gli altri. E quindi molto spesso questo, il fattore cura diventa, quando si è tutto reiterata le ordinanze del TSO, diventa quasi uno strumento per alleggerire temporaneamente, limitatamente, le famiglie di queste problematiche veramente serie, dove molto spesso sono lasciate da sole dal nostro Stato a dover combattere. E cosa succede nel caso nelle 48 ore il TSO o l'ASO non venga messo in atto, che magari il paziente irreperibile non si trova? Ovviamente va data comunicazione al sindaco, l'ordinanza decade e se ci sono ancora i presupposti dovrà essere rimesso in atto tutto il procedimento da capo. Quindi passate le 48 ore, quell'ordinanza è cessata, è morta. Non richiedono a TSO quando la persona può prestare il consenso, ma quando... Pensate magari a un soggetto che si è provocato delle lesioni molto gravi, si è buttato dal balcone, si è rotto le gambe, ovviamente è completamente sedato, si sottopone al TSO, non è necessario. In quel momento, essendo sottoposto a cure, sarà la gravità delle lesioni che ha riportato a far sì che venga superata la necessità in quella fase di dover chiedere il consenso ad eventuali sue a un eventuale ricovero psichiatrico. Pensiamo quindi a un trauma grave, a un'intossicazione magari di droga molto forte, a un delirio oppure a uno stato di demenza molto avanzato. È chiaro che in questi casi non è necessario operare col TSO, ma sarà proprio da qualificare l'impossibilità del soggetto di esprimere il proprio consenso. Ovviamente il TSO non è lo strumento che possa poter obbligare un soggetto a sottoporsi ad interventi a cure mediche. Pensiamo per esempio ai testimoni di Geova che sono contrari a ogni forma di trasfusione o di trapianto. Non si può obbligare con il trattamento sanitario obbligatorio un soggetto a effettuare una trasfusione o un trapianto, sebbene quella omessa cura potrebbe determinarne la morte, perché non rientra nella patologia psichiatrica, che è quella che è prevista esclusivamente per il TSO e per l'ASO. Ve lo accennavo prima, quando è possibile un TSO, tra virgolette, extra ospedaliero, è sempre la cosa più auspicabile rispetto alla cura. Un discorso a parte è da fare relativamente ai minori. Dobbiamo distinguere due casi.
un minore che è bisognevole di cure urgenti e consenziente al trattamento, ma i suoi genitori o gli esercenti la potestà sono contrari. Oppure un minore che è bisognevole di cure urgenti non è consenziente con i genitori favorevoli. Ovviamente il TSO è uno strumento per forzare le resistenze del soggetto. Quindi anche quando il minore è consenziente, ma i genitori sono contrari, va fatto ovviamente il TSO, va formalizzato il TSO e va quindi risolto anche in quel caso il tribunale dei minorenni, perché davanti all'esigenza di cura, davanti a un minore che si vuole curare, i genitori, cioè coloro che hanno la patria potestà, si sono opposti. Quindi vi sono profili anche che vanno al di là del giudice tutelare, ma anche del tribunale dei minorenni. Diverso parzialmente il caso del minore non collaborativo, che non vuole sottoporsi con i genitori favorevoli. In quel caso, sapete benissimo, è minore, in teoria non c'è bisogno del suo consenso, quindi di per sé non sarebbe necessario un TSO. Ma il rifiuto del minore va comunque valutato e va valutata eventualmente la necessità di formalizzare il TSO ed in ogni caso di informare anche il Tribunale dei minorenni. In uno schema di sintesi, quindi, se c'è assenso del minore e dei genitori, si procede ovviamente volontariamente, non c'è bisogno di alcuna ordinanza. Se c'è l'assenso del minore e il rifiuto di uno o entrambi gli esercenti la potestà, ovviamente va fatta la segnalazione anche al Tribunale dei minorenni, se serve là sul TSO, ai sensi dell'articolo 403 del Codice Civile, che dopo vediamo. Se c'è il rifiuto di entrambi, sia del minore che dei genitori, anche in questo caso, segnalazione alla Procura e al Tribunale dei minorenni. Rifiuto del minore è consenso, è una situazione familiare disagiata, ASO e TSO. Rifiuto, ma con consenso, con situazione adeguata, sempre articolo 403 del Codice Civile. Cosa dice l'articolo 403 del Codice Civile? Dice che il minore, quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. Quindi è chiaro che anche l'omessa cura psichiatrica del minore, l'omessa favorire la cura psichiatrica del minore, è da intendere come suo maltrattamento, come sua forma di abbandono o modalità di allevamento in maniera non congrua. Lo dicevamo prima, certamente non è un compito dei medici e a maggior ragione non è un compito nostro valutare il profilo della protezione dei familiari rispetto ai conviventi violenti. Soltanto il giudice può disporre l'allontanamento della persona violenta, l'inibizione a frequentare determinati luoghi e quant'altro. E quindi sarà la famiglia che dovrà attivare altri canali che non sono quelli della Polizia Municipale, del TSO, per poter allontanare il soggetto pericoloso dal proprio nucleo familiare. Un accenno dovuto sull'ASO. Che cos'è l'ASO? È quando vi è necessità di sottoporre a un accertamento sanitario il soggetto. E anche in questo caso va accompagnato dalla ricerca del consenso e può essere richiesto dal medico, che ritiene indispensabile una valutazione psichiatrica del paziente. Quindi il medico la richiede, seguirà un'ordinanza del sindaco, a cui basterà quindi soltanto la certificazione del medico proponente. Cioè, in questo caso il medico dice: il mio paziente X, il paziente X ha delle condotte psicotiche di questo tipo, ritengo sia necessario sottoporlo a un accertamento sanitario da un medico competente. Il soggetto non presta il consenso, si deve procedere con un'ordinanza di ASO, ovvero il sindaco ordinerà al soggetto a noi Polizia Municipale di eseguirlo il trasporto del paziente per essere sottoposto al primo accertamento medico-sanitario. Quindi la procedura sostanzialmente è lo stessa del TSO, soltanto è basata su soltanto una proposta del primo medico. La Polizia Municipale, il personale sanitario accompagnano la persona nel luogo stabilito per la visita,
fino al termine della stessa. Ok? Quindi verrà accompagnato. Cioè quello che noi, tra virgolette, molto spesso facciamo senza ordinanza, e mi permetto di dire qua siamo tra amici e conoscenti, in barba alla legge, perché non sarebbe possibile portare, non è possibile portare il soggetto a fare la visita se non vuole essere condotto alla visita, ma questa prima visita deve essere accompagnata da un'ordinanza ASO. Perché la legge prevede che l'ASO non possa venire in regime di ricovero. Allora, ma vediamo un po' qualche nota più operativa, così mi avvio velocemente per lasciare spazio alle domande, alle eventuali quesiti che vedrete opportuni, piuttosto che gli interventi anche della collega Starace, che ha maturato nella sua esperienza tante, ha avuto a che fare con tanti pazzi, diciamo così. Sia al lavoro che fuori dal lavoro. Comunque, ASO e TSO, quali sono i nostri compiti? Ovviamente quelli diamanti delle carte, quali siamo? Quindi acquisizione delle certificazioni per le strutture sanitarie, consegna delle stesse al sindaco per la predisposizione dell'ordinanza, individuazione delle persone, parenti, amici del malato, idonei a dare informazioni o idonei a collaborare per poter perseguire il consenso. Informazione al medico curante, raccolta delle informazioni sulla pericolosità più o meno del soggetto. Noi dobbiamo sapere se il soggetto di cui andiamo a effettuare un TSO o un ASO sia un detentore di armi o sia detenga una fabbrica di materiale esplodente. Quindi dialogare col malato, lo sapete, mi direte, ma guardate caro Carmine Bucciero, ma io ho fatto un concorso nella polizia municipale, se volevo fare lo psichiatra e lo psicologo guadagnavo anche di più, ma facevo un altro mestiere. Ma purtroppo, o per fortuna, questa è una dote che chi non la ha nel nostro lavoro la deve sviluppare, e chi ne ha già dotato certamente parte con un vantaggio, e penso che in ogni comando, in ogni gruppo di noi, non dico c'è un esperto di pazzi, ma c'è qualcuno che ha delle capacità di interloquire con i soggetti più disagiati, una sensibilità maggiore. E non dico lo possiamo rendere lo specialista del TSO dell'ASO, ma ritengo che sia certamente da prendere come guida e come insegnamento per chi magari ha un comportamento più irascibile, più istintivo, più votato alla polizia giudiziaria che a questa polizia sanitaria. Ovviamente la preparazione anche alla possibile interazione quando il soggetto sia poco collaborativo deve essere chiara. Dobbiamo avere chiara la possibilità di doverci trovare di fronte quando andiamo a effettuare un TSO alle fattispecie più varie. E come viene trasportato il paziente? Normalmente nella norma tace, cioè non sta scritto da nessuna parte che deve essere trasportato per la cura necessariamente in ambulanza. Di regola è in ambulanza, in questo ci soccorre sempre quel famoso protocollo che ci dovrebbe essere alla base. Ma vengo e dico qualcosa che sicuramente farà inorridire qualcuno, ma se il ragazzo dice: maresciallo, ma portatemi nella macchina voi all'ospedale, voi ci vengo, non mi voglio mettere sul lettino non ci voglio stare, io valuterei ovviamente di concerto con il medico questa possibilità, se questo può servire ad avere il consenso a evitare delle misure più stringenti o più limitative, perché no? Vi ho detto, la norma non obbliga l'ambulanza, è preferibile, io lo consiglio 99 casi su 100. Però se quel caso succedendo può essere opportuno e può consentirci di raggiungere il consenso e la collaborazione del soggetto, perché no? È quello il fine a cui dobbiamo mirare. Dobbiamo mirare che alla fine il soggetto si sottoporrà alle cure senza avere necessità di un TSO, senza essere costretto, e le subirà in maniera più favorevole e proficua sicuramente. Ovviamente l'esecuzione del provvedimento spetta alla polizia municipale, l'abbiamo detto prima, perché abbiamo questo ruolo di polizia del nostro sindaco, che quindi
le prassi operative poi da comando a comando cambiano, in molti casi c'è l'ufficio del sesto della Polizia Municipale che provvede a redigere l'ordinanza piuttosto che la segreteria del sindaco, piuttosto che prassi distinte, non sempre correttissime e formalmente corrette dappertutto, però torniamo al discorso iniziale, sempre della differenza localistica che abbiamo tra le varie parti d'Italia. L'abbiamo rappresentato prima, la circolare del Ministero dell'Interno del 2001 ribadisce che la Polizia Municipale è autorizzata a utilizzare la forza per dare esecuzione al provvedimento di internamento temporaneo del paziente, adempimento del dovere, stato di necessità, sempre con la proporzionalità tra coazione esercitata e resistenza incontrata. Abbiamo ribadito anche che l'intervento coercitivo è giustificato quando il soggetto compie degli atti di resistenza attiva o comunque dei reati o atti lesivi o eterolesivi, danneggia beni, mette in pericolo sé o gli altri. In questo caso la nostra forza muscolare deve entrare in gioco, ovviamente supplita da quella del personale sanitario che molto spesso la pretende soltanto da noi, ma lo rappresentiamo magari in questo caso il concerto, la collaborazione, l'interazione, siamo purtroppo per loro e per noi una squadra, dobbiamo collaborare e dobbiamo raggiungere la finalità dell'esecuzione dell'ordinanza, che può giungere fino a richiedere la presenza a bordo dell'operatore. Molti mi diranno, ma io non voglio salire a bordo, dove sta scritto che devo salire a bordo? O meno. Sempre il famoso protocollo operativo dovrebbe chiarire i casi in cui è obbligatorio, è richiesto, è consigliato o meno salire a bordo, ma a oggi se mi chiedete un parere, se un quesito sarebbe chiedermi devo salire a bordo, se il medico vi chiede di salire a bordo dovete salire a bordo, se è richiesto lo annoteremo sempre nel nostro rapporto di servizio. Ma come saliamo a bordo? Ricordiamoci che noi siamo tanto belli, a volte abbiamo un cinturone che porta 3.000 tasche, abbiamo sulla tasca della spalla le nostre belle penne, il fischietto, addirittura, no, mi dimenticavo addirittura la pistola. Certamente, se saliamo a bordo con un siete poco collaborativo, certamente prima di salire a bordo dobbiamo togliere tutti gli orpelli. Se siamo con la nostra bella divisa, giacca e cravatta della cerimonia, ma la cravatta va tolta, lo sapete meglio di me. Tutto ciò che può essere elemento di offesa o può diventare un'arma contro di noi va eliminato. Quindi la risposta da dare al medico, se mi chiede la cosa, se state con la pistola, dici io con la pistola a bordo non salgo perché non posso rischiare che mi venga estratta, non ho come custodirla diversamente, non vado nella macchina della Polizia Municipale, se proprio volete opporvi in maniera strenua a salire a bordo. Ma altrimenti il principio è che a richiesta motivata del medico noi a bordo, o dove previsto dal protocollo d'intesa, noi a bordo saliamo. Ma saliamo dopo esserci messi in sicurezza, dopo aver fatto una ricognizione complessiva del nostro stato per poter poi salire a bordo senza rischiare che che la penna ci venga ficcata nell'occhio piuttosto che la pistola sfilata e utilizzata in modo improprio. Ovviamente non sto qui a dirvelo, i profili della privacy sono più che garantiti dalle normative per quanto riguarda i soggetti che sono interessati, certamente non sto qui a rappresentarvi le sanzioni, anche pesanti, che può irrogare un garante della privacy nel caso vengano rivelati queste informazioni, questi dati più che sensibili del soggetto. Quindi, come vi dicevo, togliamo gli orecchini, togliamo le collane e vari accessori, cravatte, gli auricolari, fischietta a catenella, penna, ma io direi perché no anche gli alamari dalla camicia, l'arma in sicurezza, tutti gli accessori a cuore del cinturone. Quindi comprendete che
andiamo con preparazione, andiamo con una certa logica davanti a un soggetto che chi, come penso tanti di noi, ha avuto modo di avere confronto, ha una forza decuplicata dal suo stato psicofisico, capace quindi di poterci fronteggiare o addirittura abbattere. E quindi teniamo ben chiaro quali sono possono essere i mezzi di nostra difesa personale. Quindi, prima di farlo salire a bordo, ovviamente il soggetto va perquisito, va controllato, per controllare che non abbia armi, coltelli. Dotazione standard, signori, oramai i guanti antitaglio devono diventare parte integrante del nostro bagaglio. Ci portiamo di tutto appresso nel cinturone o nella macchina, ci portiamo valigie con moduli fotocopiati che non ci serviranno una volta all'anno o se a volte anche di meno, ma non abbiamo i guanti. O quantomeno ora cominciamo a avere i guanti quelli chirurgici, diciamo, da emergenza Covid. Ma se andiamo a fare un TSO, ci dobbiamo andare, lo sappiamo che stiamo andando a fare un TSO, andiamoci preparati, guanti antitaglio, togliamoci gli orpelli. Prepariamoci prima di andare sul posto e vedere che sta succedendo. Andiamoci già preparati e istruiti da come truppe d'assalto, permettetemi la battuta. Quindi, la formazione è quella che stiamo facendo. Il fatto stesso che siete qui, in questa calda sera di giugno, ad ascoltarmi, dimostra quanto ci tenete alla formazione, ci tenete ad avere qualche informazione. Fatto salvo che io con la massima umiltà cerco di darvi qualche elemento di qualche spunto di valutazione, nulla ho da insegnare, ho soltanto da dare qualche spunto di critica e qualche elemento operativo che può essere, spero possa essere di utile nell'agire quotidiano. La conoscenza della disciplina delle norme che abbiamo detto prima, sapere quando e come io posso attuare delle misure di contenzione, quando e come posso limitare la libertà del soggetto, pianificarlo col collega, ovviamente, col discorso che sappiamo bene, magari chi dei due magari è il poliziotto buono che magari può avere un approccio più dialogante col soggetto, l'utilizzo dei mezzi di sicurezza, errori da evitare, andiamo a casa, ci chiudiamo del soggetto, ci precludiamo le vie di fuga, andiamo non preparati, non liberiamo l'ambiente, entriamo nel caso del soggetto, prima cosa, mentre uno comincia a parlare e ci ragiona, l'altro deve mettere via gli oggetti pericolosi, cioè i soprammobili che possono essere scagliati contro di noi, piuttosto che l'ombrello che può essere usato come bastone per rompercelo in testa. Quindi la capacità di osservare, di guardarsi attorno, di verificare la presenza di armi, la presenza di coltelli che sono in tutte le case, la cosa più elementare che può succedere a ricevere una coltellata o un colpo con un'arma da taglio in questi casi. E la gestione operativa, ovviamente, fare un'allegazione può sembrare anche stupido. Ma ovviamente allontaniamo quelli che possono essere elementi di disturbo. Pensate a un familiare che ha ricevuto un colpo dal paziente psichiatrico e quindi inveisce contro di lui, lo aizza ulteriormente. Allontaniamo questi soggetti che che poco possono essere proficui ai fini del consenso, della collaborazione. Posizionarci tra il paziente e l'uscita per evitare che questo scappi, cominci a correre sotto questo sole, se dobbiamo correre dietro a qualcuno. Con tutto sempre il nostro bagaglio di carico del cinturone e quant'altro, che può diventare complicato, evitare la presenza di oggetti pericolosi. Ho segnato in rosso, non ridere, sorridere di fronte al paziente. E questa sembra una stupidaggine, ma capita spesso, davanti anche a delle frasi magari sconclusionate, di poter urtare la sensibilità di questi soggetti. Quindi mantenere per quello che è possibile un contegno quanto più neutro possibile, tenendo sotto visita e sotto controllo visivo. Proteggere quindi la propria sicurezza vuol dire, in ogni caso, non formulare, questo ci tengo, promesse che non si possono mantenere. Non gli dico, dice, non è vero, non ti preoccupare, non ti portiamo all'ospedale e poi lo carichiamo, perché scateneremo lì una rabbia esplosiva. Non diamo delle aspettative, cioè, non, ti portiamo sicuramente all'ospedale X che sta a 5 km da casa, e invece non lo sappiamo, che magari il posto disponibile sarà
lontanissimo e il soggetto vivrà male se è stato preso in giro. Parliamo a voce bassa, non siamo davanti necessariamente a un criminale, non abbassiamo il tono delle nostre a una modalità collaborativa e dialogante col soggetto, per quello che è possibile, lo so, mi direte belle parole, come andà, ma operativamente è complicato, certamente, però questo è uno schema che uno deve fare proprio per cercare di autoistruirci e crescere con questa modalità. Inoltre, tornando al discorso che facevamo originariamente dell'arma, la Polizia Municipale di Roma, Roma Capitale, nel 2015 ha fatto una bella richiesta al Ministero dell'Interno. Dice: scusa, Ministero dell'Interno, ma io quando vado a fare il TSO, l'arma la posso portare? E il buon Ministero dell'Interno cosa ci ha risposto? Ha detto: la tua legge 65 dell'86 lo dice chiaramente quando e dove puoi portare l'arma. Stai inseguendo un criminale fuori dal territorio. Stai facendo una rappresentazione, una scorta al sindaco armato? No. E quindi, a stretto rigore, l'arma per fare il TSO fuori comune non va portata. Mi direte: mamma mia, che cosa mi state dicendo? È la verità. Questa è la circolare ufficiale del Ministero, non smentita ad oggi, quindi c'ha un po' già i suoi 7 anni, e a domanda espressa della Polizia Municipale di Roma al Ministero, gli stavo risposto: cara Polizia Municipale, non è prevista per l'attività di TSO che venga utilizzata l'arma, però è prevista una cosa diversa. Cosa dice? Se ritenuto, a cautela degli autori stessa, invece dell'utilizzo dell'arma di fuoco in dotazione, appare parimenti più funzionale, in ragione delle finalità stesse del servizio, la dotazione di strumenti di autotutela, quali quelli dello spray. Cosa ci dice il Ministero? Ci cari poliziotti municipali, la pistola no, però pare più opportuno, anche in relazione al soggetto che hai davanti, non è che lo devi sparare, quindi a te la pistola a cosa serve? Mica stai inseguendo un rapinatore piuttosto che un omicida. Lo strumento che hai da utilizzare più pro consono potrebbe essere, anzi consiglia, lo spray urticante. Quindi questo fatene tesoro, portatelo nei vostri comandi questa informazione, perché a stretto rigore potete rispondere: l'arma non si porta, si può portare, ove previsto dai nostri regolamenti, lo spray urticante. Poi ovviamente per chi abbia necessità o voglia copia dell'atto me lo chiede, io non ho problemi a mandare niente di quello che c'è qui. Mi avvio velocemente al termine con un'ultima notazione. Una legge del 2021. Avevamo detto che del TSO non viene lasciata traccia né nel casellario giudiziario, né agisce sulla patente, né nello stretto senso. Ma questo era vero sotto certi aspetti dal 2021. Perché cosa ha previsto nel 2022 il nostro legislatore? Ha detto che il sindaco, quando applica una misura di TSO, dovrà notiziare il prefetto. Perché quel trattamento sanitario andrà a entrare nella valutazione della prefettura nel caso il soggetto abbia un porto d'armi o piuttosto richieda un porto d'armi. Ovviamente, quindi questo scambio di informazioni che fino al 2021 non era obbligatorio, che ha portato quindi magari in molti casi dei soggetti psicolabili a detenere legittimamente delle armi, o quello che può comportare, da oggi non è più così. Da oggi, dal 2021 non è più così. Quindi, e questo ovviamente dobbiamo farcene carico noi, polizie municipali, non certamente sarà il sindaco, noi una volta mandata la nostra depositata la nostra ordinanza al giudice tutelare, ma ne manderemo copia alla prefettura, perché ai sensi della normativa 108/2021, perché in base a questa normativa avrà modo di annotare sullo stato del soggetto questo suo precedente di trattamento sanitario obbligatorio, che potrà quindi portarlo in qualche maniera a limitare la possibilità di utilizzo di ottenere il porto dell'arma.
Spero di essere stato nei tempi giusto e corretto. Resto in attesa delle mando la parola a Giuseppina per quello che ritiene opportuno. Allora, ti ringrazio innanzitutto per questo intervento che ha avuto soprattutto un taglio pratico operativo, che è quello che poi alla fine ci interessa. Ho condiviso con te sicuramente molte delle informazioni che hai dato in merito all'arma. Io quello che dico sempre ai colleghi che si apprestano a fare un TSO: lasciate l'arma proprio in ufficio, perché se voi state andando a fare un TSO, l'arma è l'ultima cosa che vi deve servire, perché dovete avere il doppio pensiero, cioè pensare all'arma, qualcuno che vi tira fuori quest'arma e magari la utilizza, dovete guardare il soggetto, dovete pensare quello che c'è intorno, quindi magari avere un pensiero in meno sul nel momento in cui si agisce forse aiuta anche a vedere le cose in maniera diversa. Quindi per me l'arma personalmente, nel momento in cui si esce unicamente per andare a fare un TSO, si sa già che si va a fare un TSO, per me l'arma si potrebbe lasciare tranquillamente in ufficio, e questo lo dico sempre ai colleghi che collaborano con me. I protocolli sicuramente, purtroppo noi qua non abbiamo protocolli e questo è un peccato. Io ho lavorato per un periodo, sono stata fortunata, ho lavorato per un periodo, un anno e mezzo anche a Torino nel lontano 2010, lì c'erano dei protocolli, hanno comunque avuto dei problemi, non è che purtroppo i protocolli non ci esimiono dai problemi, dalle responsabilità, però giustamente sarebbe il caso di introdurli anche da noi. Un'altra cosa che sicuramente ho condiviso e che ho fatto anche, quella di parlare con i pazienti, perché i pazienti innanzitutto sono delle persone che magari ascoltandoli ci danno delle informazioni sulla loro vita che noi non avremmo mai potuto immaginare. Cioè io mi sono trovata a fare TSO a persone che erano dei professionisti affermati, sono stati dei professionisti affermati. Molto spesso, cioè, le situazioni in cui si trovano e quindi i problemi, i disturbi psichiatrici sono frutto di depressione, sono frutto di situazioni di degrado, sono frutto anche di solitudine. Quindi rispettare la dignità del paziente per me è fondamentale, perché a volte quel paziente magari ascoltandoci riesce ad avere fiducia in noi e quindi ci segue automaticamente perché si fida di noi. A me mi è capitato, avevo un collega di pattuglia in un comune, Castellammare di Stabia, che era bravissimo su questo era bravissimo, io da lui apprendevo e apprendo tutt'oggi, perché quando riesco ad avere con lui dei confronti, anche oggi, mi dà sempre magari quel punto di vista diverso dal mio, perché è fondamentale il punto di vista diverso a volte. E quindi lui riusciva a parlare, a dare quella fiducia che magari capitava, ecco, che la persona ti seguiva, veniva comunque in ospedale e ci chiedeva: vi prego, non mi lasciate, rimanete qui con me. Cioè, è qualcosa di incredibile, però sono a volte persone sole, quindi rispettiamo anche la dignità di questa persona, di queste persone, e cerchiamo comunque di tutelare noi stessi da tutto. Quindi seguiamo un procedimento che deve essere quasi sempre lo stesso. Se la persona, ci rendiamo conto che è collaborativa, approcciamoci in un certo modo; se ci rendiamo conto che non collabora, evitiamo, ecco, l'assalto, proprio perché peggioriamo la situazione. E questo è quello che penso io. Per quanto riguarda le domande, vediamo. C'è una domanda di Fabio Masserini che dice: caro collega, condividendo quanto ha detto, ti sottopongo in modalità riassuntiva le disposizioni per quanto riguarda i casi che potrebbero trasformarsi in pochissimo tempo in casi difficili, che ho dato alle mie ragazze e ai miei ragazzi, ovvero il coinvolgimento, oltre alla presenza dell'autolettiga, spesso composta da volontari, da equipaggio medicalizzato che sia in grado di intervenire in tempo zero per sedare il paziente da noi contenuto per i pochi istanti necessari all'azione medica. Ricordate i fatti di Torino. Coinvolgendo i vigili del fuoco in attività ove vi sia il rischio di tentativi di suicidio, con salti dai piani alti. Questo perché il coinvolgimento di staff protegge su più piani gli operatori di polizia. Utilizziamo anche le body cam e, ove assente, riprese con un banale cellulare per documentare. Che ne pensi, Fabio Mazzerini? Guarda, per quanto riguarda la modalità operativa, nulla è da eccepire. Per quanto riguarda body cam e registrazione, ti dico che al momento, almeno che la tua valutazione di impatto, sì, non sia, diciamo, del trattamento dei dati, non sia
stata estrapolata in maniera ben chiara su questo punto, potrebbe essere una tipologia non ammissibile secondo la privacy, la legislazione vigente in tema di privacy, e quindi potrebbe sottoporvi a qualche problematica in ordine al trattamento dei dati in questo modo acquisiti. Fatto salvo che io ritengo che se vengono acquisiti e poi distrutti nell'immediato e servono soltanto per quella, qua lo dico tra parentesi e qua lo dico, ovviamente la conservazione di questi dati la ritengo completamente illegittima, ma se possano esserti di garanzia al momento, perché no? Anche se la bodycam o quant'altro o lo stesso cellulare tenuto in mano potrebbe essere un elemento che potrebbe essere tratto via dal soggetto e utilizzato come arma contro di noi. Quindi bene sì, ma con alcuni aggiustamenti e cautele. Perfetto, io direi che abbiamo terminato e siamo nei limiti perfetti, perfetti. Hai risposto a tutte le domande, fra cui quelle del comandante Fabio Masserini. E io direi che l'argomento è stato non interessante di più, perché hai spiegato in modo eccellente determinate problematiche che purtroppo ogni giorno ognuno di noi si ci impatta, c'è poco da fare. E le cose che diciamo erano più in dubbio le hai spiegate benissimo, come per esempio la richiesta dell'operatore di PM se deve salire sull'ambulanza o meno, e tu l'hai spiegata veramente in modo, oppure anche nelle nostre macchine l'hai spiegata veramente in modo ineccepibile. Grazie comandante Bucero, grazie alla collega Storace. Grazie a tutti e ci vediamo la prossima volta. Grazie a voi. Grazie a tutti. Se necessitate delle slide, all'indirizzo email me le richiedete, io non ho problema, vi mando il poco tanto materiale che ho e anche una sorta di verbale per il TSO che ho molto modestamente collazionato. Quindi prendetelo per quello che è, ma tutto può servire e tutto va personalizzato. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao, alla prossima. Alla prossima.